una grande cosa quella di avere la luce in casa, insomma molto 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 importante, però ci si badava, non si teneva tanta luce accesa, si era molto più parchi in quei tempi, insomma molto più si badava a spendere meno, anche chi stava discretamente bene, insomma non aveva l'abitudine di sprecare, l'abitudine di oggi. Dello spreco non c'è, di tenere accesa la luce dove non si sta, di tenere accesa la televisione dove nessuno la sente. Oggi capita, invece quella volta no, assolutamente non c'era. Il frigorifero, prima del frigorifero c'era una specie di mobiluccio con dentro. Non so, una lamina di qualche cosa dove si metteva il ghiaccio, i pezzi di ghiaccio che venivano portati nelle case, c'erano delle persone, insomma, degli ometti che portavano questo ghiaccio in casa e con un carrettino avvolto nelle coperte questo ghiaccio perché si manteneva meglio e si comprava una stecca, mezza stecca di questo ghiaccio, si metteva in questa specie di frigorifero, non era un frigorifero naturalmente, 2 o 3 giorni e ogni 2 o 3 giorni si ricomprava insomma il ghiaccio e comunque si riusciva ad avere fresco abbastanza. Riscaldamento, non c'era riscaldamento ai miei tempi, quando io ero ragazzina proprio non esisteva niente, c'erano come si chiama? Degli scaldini da tenere in mano con l'acqua calda dentro e quello scaldava le mani. Io mi ricordo mia nonna che aveva lo scaldino e il gatto sopra, e il gatto che lo teneva calda. Vedevano un tassì per trasferirsi dalla città al paese, dove stavano poi 6 mesi durante l'anno fino alla raccolta delle olive e poi tornavano in città e allora prendevano un tassì ed era una cosa eccezionale. Mio padre ha avuto la prima macchina nel 63, quando è andato in pensione, ha comprato l'Appia, quella volta nel 63, e macchine ce n'erano poche, non è che c'erano tutte le macchine. Vita più semplice, una vita non mancavano i divertimenti che non erano i divertimenti di oggi, erano divertimenti di altro genere, si ballava in famiglia, al cinema andavamo una volta tanto, andavamo in pizzeria, non si andava, non esisteva forse neanche le pizzerie, c'erano i ristoranti, sì, ma erano per chi, insomma, chi stava in città e aveva la sua casa non andava a mangiare mai al ristorante. Io da ragazza non sono mai andata a mangiare al ristorante, mai. Durante la guerra ci siamo divertiti da pazzi perché in paese c'era tanta gente, tutti gli amici e quindi tutte le feste, tutte si stava benissimo.